Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Eccoci qua per una nuova giornata in vostra e nostra compagnia. Allora ragazzi, oggi vi voglio far vedere un nuovo mazzo perché sta girando tantissimo comunque in meta. Vi voglio far vedere il Tempo Mage. Allora, premetto ragazzi, non sono bravissimo a giocarlo. Faremo una partita al volo così vi faccio vedere un po' le sinergie del mazzo. E così lo andiamo ad analizzare insieme. Allora, due immagini speculari, due dragoni di mana, due gnomi, due dardi di gelo, scusate, due portali stabili, uno sputafiamme, due novizie, due scienziati, un conto incantesimo, due entità speculari, un intelletto arcano, due destafiamme, una metamorfosi, due palle di fuoco, una mistica, un drago di zaffiro. Due colonne di fuoco, un Arcimago Antonidas e un Dot Boom. Allora, si potrebbero fare varie combinazioni di questo mazzo. Ad esempio, c'è chi gioca anche la Pirosfera. Potreste provare a giocare la Pirosfera al posto dell'Arcimago Antonidas. Oh, scusate. Oppure al posto di qualche. O magari togliere un ognomo meccanico per mettere anche la Pirosfera. Può avere senso, ragazzi, perché più siete cattivi con questo mazzo, meglio è. Anzi, adesso andremo proprio a provarlo in questa maniera. Ci mettiamo una pirosfera anche per vedere quanto è sinergizzabile. Allora, abbiamo due colonne di fuoco, quindi va benissimo. Un drago di zaffiro, va bene. Ok, allora la strategia qual è del mazzo, ragazzi? È cercare di sinergizzare al meglio il dragone di mana, la novizia occultista e il destafiamme. In combo, queste carte insieme possono fare molto male, ok? E chiaramente l'entrata migliore è Dragone di Mana, immagine speculare, perché proprio è uno starting iniziale pazzesco. E andiamo a vedere un po' se riusciamo a cavarne fuori qualcosa, ok? Non sono bravissimo a giocarlo, ma ci proviamo, no? Amichevole, Tempo Mage e via! Ah, ricordo a chi piace, a chi. Questi video piacciono, mi farebbe piacere se mettete mi piace. Commentateli qui sotto se avete consigli, dubbi. Io cerco sempre di rispondere a tutti. E in più, se mi aiutate a condividere il video, mi date un grosso aiuto per crescere come canale. Anche perché siamo arrivati a 460, ragazzi. Io questo mi riempie di gioia. Andiamo per i 500, ci siamo vicini. Quindi non demordiamo e continuiamo così. Allora. Via l'entità speculare, perché comunque a noi fa gioco che entri nei segreti. Via la palla di fuoco, teniamo lo sputafiamme però. Palo e. Vabbè, via alla fine. Cioè, se ci entra un altro segreto adesso, veramente è da bestemmia, ragazzi. Ma per adesso. Allora, vediamo un po'. L'amico Wonna stava cercando di prendere il 12 a un'arena, ma mi sa che gli è andata male. Allora, andiamo di Dragone di Mana. Non ha senso andare a fare monetina, chiaramente. La monetina a questo punto forse ce la terremo da usare in combo con il Destafiamme. Ok, potrebbe essere una brutta, brutta carta quella. Andiamo a vedere. E infatti. Vabbè, per noi non è un problema. Andiamo a giocare lo scienziato e passiamo. Diciamo che si è giocato già una trappola congelante. Questo è valido. Ci ha rallentato un po' il gioco, ma tutto sommato ancora non c'è cambiato niente. Non è successo niente di grave ancora. Allora, si sarà accorto che tocca a lui, ragazzi? Forse no. Forse no. Dai, su. Mannaggia, mana 3, che farai mai? Allora, attiva il ragnetto. Vai così. Assolutamente. Dai, io farei sguinzaglia ai Segugi. Almeno pulisce il board, ragazzi. Voi che ne dite? Secondo me è valida come cosa. Ah, beh. Vabbè, questo ci rende la vita abbastanza facile. Allora,
Facciamo così. Ok, entità speculare. Allora a questo punto andiamo direttamente lì resta fiamme. E passiamo. Tanto lui non dovrebbe avere modo di rimuovercelo. A meno che non usa il golem, il golem arcano. Allora, vediamo un attimo come ci risponde. Vabbè, tutto sommato. A noi va bene. Allora, facciamo così. Facciamo di nuovo l'entità speculare. Bene. Facciamo così. E passiamo. Vediamo un po' che gioca adesso. Potrebbe andare a tradare il destafiamme perché ha subito un danno. Vediamo un po'. Ok. Ah, vabbè, ci poteva stare, ragazzi. Ci poteva anche stare. Ok. Allora, facciamo così. Mettiamo lui. Facciamo portale. Ah! Bella perché è dorata. Il problema è che può essere un po' un problema dare un'altra arma al cacciatore, però... Adesso vediamo un po'. Magari lo usiamo come finisher. Però vabbè, è un for fun. Lo mettiamo e via, ragazzi. Che problema c'è? Ma vediamo che gioca. Tanto immagino che ora scenderà un bel savanna, che ci sta molto bene. Oh, grazie. Bravo, bravo, bravo. Grazie. Ok. Allora. Facciamo così. Facciamo così. Ok. Andiamo a pesca. Facciamo così. Abbiamo la spazzata, abbiamo molte, molte risposte. Quindi ora vediamo lui che cosa sceglie di fare. Ok, allora. Ma io andrei un po' più sul semplice. E cioè, anche se per questa potremmo tenerla per il savanna. Potremmo anche tenercela per il savanna. No, facciamo così. Allora, bam, 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 6. Facciamo così, ragazzi. 4-2, vabbè, via. Tutto sommato va abbastanza bene. Tutto sommato è andata bene, via. Poteva andare peggio. Me ne sono capitate con l'Orotron quando ce l'avevo prima di shardarlo. Problemi ben peggiori. Tipo l'arma di Jarraxxus, averla contro. Io magari mi ero dato l'1-7. L'1-4 del paladino. Proprio oscenità, oscenità. Oppure io monto un 4-2 e l'avversario prende quello del guerriero, il 7, il 7-1 del guerriero. Anche quella proprio leggenda, leggenda pura. Allora, cosa traderà? Io ipotizzo andrà a tradare per forza il 6-3. Ok, allora traderò il savanna o il 6-3.
Ok. Ok. Allora. Ma no, a questo punto facciamo... Vabbè, abbiamo la pirosfera, ma che ci frega, ragazzi. Ma che ci frega, ma che ci importa. Allora, togliamo la provocazione, giochiamo lui, giochiamo il cazzo incantesimo, un ping e passiamo. Qui l'errore l'ha fatto lui, ragazzi, perché ha... non ha pensato all'immagine speculare, quindi mettere un regalarmi un savanna così, la partita è finita appena lui mi ha regalato quel savanna, ragazzi. Ora vediamo se si inventa qualcosa, ma dubito che possa rispondermi con efficacia. Vedrete tutti di cosa sono capace. Allora, io con cattiveria, ragazzi, gli andrò a rubare il suo segreto. Ma sì, con cattiveria proprio. Proprio con la più pura cattiveria possibile. Allora, facciamo così. La luce non fa discriminazione. Facciamo così. Oh, una bella trappola di serpi, sempre benvenga. Facciamo a questo punto così. Ah, beh, potevo... Vabbè. Ho sbagliato, avrei dovuto giocare prima il traghetto, ragazzi. Ok, partita finita. Se vuole provarci, dopo gli lanciamo una bella pirosfera sui denti, tan, così, che fa sempre male. Ed è sempre un piacere, chiaramente, prendersi una bella pirosfera sui denti. Allora. Chiaramente ora non può fare niente. Non può assolutamente fare niente. E infatti... E gli lanciamo una bella pirosfera sui denti. No! Volevo lanciare, non ho fatto in tempo. No, l'avevamo caricata, ragazzi. Peccato, peccato. Ed ecco qua, ragazzi. Io spero che il mazzo vi piaccia. Allora, io vi... È un mazzo che purtroppo ha dei lati positivi e negativi. I lati positivi è che se vi entrano bene le carte in combinazione, in combo, riuscite ad avere un ottimo board control, ok? Il problema è che basta che non vi si incastrano un paio di carte che perdete il controllo del board e rischiate di non poterlo più riprendere, perché voi giocate intorno soprattutto a due carte, al destafiamme e alla novizia occultista. Se dovete giocare quelle carte in maniera impropria, o perché dovete comunque mettere qualcosa in campo, o perché ve le tradano con facilità, voi dopo perdete molta potenza offensiva. Ok, ragazzi? Va bene, ragazzi, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video. Io, come al solito, vi abbraccio e ci vediamo. Allora, forse se riuscirò a fare così domenica un for fun swats su Heroes of the Storm, però se no ci rivediamo lunedì con la nuova rubrica del teachering con l'iscritto, dove avremo il nostro amico, non più Mobius perché purtroppo Mobius aveva degli impegni, ma con l'amico, ma con un altro dei nostri amici, Zeta Matti mi sembra che si chiami, che lo andiamo a salutare subito, ma mi sembra, se non ricordo male, che si chiami così. Allora, aspettate. Aspettate, forse online. Allora, mamma mia, c'ho troppa gente, ragazzi, inizio a non capirci più niente. Ah sì, ZMatti46, sarà lui il prossimo che farà il teachering con noi. Ora deciderò, perché lui ha difetti di arena, ma anche difetti di... voleva anche migliorare il suo gioco con lo sciamano, con lo stregone, e quindi staremo a vedere. Adesso decido se fare un'arena, oppure se fare un teachering d'arena, oppure un teachering di zoo, sostanzialmente. E comunque, ragazzi, io vi ringrazio, vi ho trattenuto anche troppo, e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.